Questo programma è offerto da Grande scossa nel paese di Villabate nelle prime ore di questa mattina. Oltre alla tanto attesa Fiera del Libro è arrivata infatti l'inattesa visita delle Iene, noto programma TV di Italia 1 che si occupa di inchieste, reportage e provocazioni satiriche. Il motivo che avrebbe portato le Iene a Villabate, da voci di corridoio, riguarderebbe la scorsa vicenda degli scrutinatori selezionati in occasione delle scorse europee del 25 maggio e dell'inchiesta di Ismele Lavardera andata in onda su Teleiato con tanto di registrazione dello sfogo del consigliere Licciardi. In occasione del caso in questione, la commissione villabatese avrebbe deciso di optare per il sorteggio nella nomina degli scrutinatori. Qualcosa però durante quella seduta sarebbe andata male, perché i numeri sorteggiati sarebbero stati scelti in modo illegittimo. Proprio per questo motivo, il vice segretario comunale avrebbe annullato le suddette elezioni. Il consigliere comunale Licciardi, nella registrazione, avrebbe svelato i goffi movimenti di quella commissione. A suo dire, il sindaco sarebbe stato a conoscenza del sorteggio pilotato. Tuttavia, il sindaco Francesco Cirrito ha sempre negato le affermazioni del consigliere, che in più casi è stato messo alle strette sia dal sindaco sia dal PD nel dover lasciare il proprio incarico. Dopo tutte queste vicende, a livello istituzionale nulla sarebbe cambiato ed ognuno si troverebbe ancora al proprio posto. Tutto il compromettente materiale ormai da mesi si trova nelle mani dei carabinieri, che lo hanno sequestrato trasmettendolo in procura, registrazione inclusa. Per i più curiosi si consiglia di attendere che il servizio delle Iene vada in onda. Seguono aggiornamenti. Orrore ieri a Ballarò, dove la polizia ha arrestato un 25enne siriano, Raali Sabir. L'uomo avrebbe molestato una tunisina incinta in via delle Pergole davanti al figlio di 10 mesi. Le avrebbe puntato alla gola un coltello per chiederle un rapporto sessuale. Le urla della donna hanno però messo in fuga il malvivente, accusato inoltre di aver messo a segno diverse rapine in tutto il centro storico. Durante la fuga, però, Sabir ha perso il cellulare, così gli uomini delle forze dell'ordine sono riusciti a fermarlo nei pressi della propria abitazione in via Piave. Da una prima indagine si è scoperto inoltre che il cellulare in questione era anch'esso frutto di una delle rapine del 25enne. Nell'abitazione sono stati scoperti alcuni ritagli di giornale che riportavano la notizia di un suo precedente arresto per alcune rapine messe a segno in passato. Ritrovati inoltre anche alcuni portafogli da donna che potrebbero essere il frutto di altri reati. Ciclo perpetuo quello che sono costretti a vivere i cittadini di Ficarazzi. Ancora ore senza acqua nel comune, ma questa volta nessuna problematica legata al fallimento dell'azienda APS, bensì una perdita d'acqua in pieno centro paese, nello specifico in Corso Umberto. La notizia non è certo delle più liete, dato i recenti trascorsi sul tasto acqua. Una tubazione rotta, questa è quello che pare sia la causa dell'ingente perdita che ha letteralmente allagato il corso. Litri e litri d'acqua che scorrevano via aggiungendo alle fognature. Uno spreco inutile che è durato diverse ore da ieri mattina. Il primo SOS è arrivato nel pomeriggio, quando finalmente l'acqua ha smesso di sgorgare dalla tubazione. Non si sa nello specifico chi sia stato a rimediare al danno, se l'amministrazione comunale o gli operatori APS. Sta di fatto che il problema è stato solo tamponato e non risolto, in quanto non si è trattato di un intervento di ripristino ma di una chiusura temporanea dell'acqua. I cittadini sono più che preoccupati, in quanto temono in un prolungamento del problema e della consecutiva chiusura dell'acqua.
A seguito del crollo improvviso di un albero avvenuto lo scorso 7 ottobre e che fortunatamente non ha prodotto danni a cose o persone, l'amministrazione comunale si è vista costretta a tagliare i tre pini che sovrastavano Piazza Leonardo da Vinci davanti la scuola Bagnera. L'ufficio competente al verde pubblico ha esaminato non solo l'albero caduto ma anche gli altri tre che erano presenti nella piazza ed ha stabilito che i tre pini erano pericolosi e potevano creare situazioni rischiose soprattutto per i tanti piccoli studenti che ogni giorno si recano all'istituto Bagnera. Abbiamo pensato dapprima necessariamente all'incolumità dei bambini della scuola Bagnera, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici e all'ambiente Fabio Atanasio. Coadiuvati dai dati tecnici, dai vigili del fuoco ed in particolar modo dall'agronomo comunale, abbiamo ritenuto che non ci fosse altra possibilità. In più parti della città, infatti, sono presenti alberi che non sono adatti alla piantumazione in ambiente urbano e le cui radici spesso fuoriescono dal terreno, spaccando i marciapiedi e creando situazioni che mettono a repentaglio l'incolumità dei cittadini. Nel caso di Piazza Leonardo da Vinci si è dovuto intervenire con il taglio degli alberi proprio per questi motivi. Continuano i lavori di pulizia e risistemazione in alcune zone del comune di Villabate. È lo stesso vice sindaco Francesco Giglio che giorno dopo giorno ha pubblicato sul suo profilo del social network Facebook le graduali foto del lavoro che si sta ultimando. Aiuole risistemate, giardinetti ripuliti per una Villabate più pulita e accogliente. Adesso sarà solo la lotta al mantenimento di queste zone rinfrancate, perché i vandali che si divertono a deturpare i luoghi pubblici ci sono sempre. Ad imbrattarlo con i loro loghi e frasi adolescenziali. Servirà un controllo più fitto sul territorio villabatese, ma questo è stato già menzionato nel programma che l'amministrazione in carica ha rinfrescato nell'ultimo consiglio comunale e sta portando a termine. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333-2547-333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Una giornata movimentata quella di ieri per il paese di Ficarazzi. Dopo l'ingente perdita d'acqua, poco dopo è stato il turno del fuoco. Infatti un piccolo incendio è divampato in via Vivona. La zona, un terreno incolto fatto in prevalenza da sterpaglie, ha cominciato ad ardere creando un fumo nero che si vedeva fin dalla periferia di Palermo. Pare che il terreno fosse abbandonato e che quindi il danno sia stato provocato accidentalmente. L'incendio è stato domato grazie all'intervento dei dipendenti comunali e della Protezione Civile. Adesso i carabinieri della locale zona indagano sull'accaduto per cercare indizi concreti che possano ricostruire al meglio i fatti. Si tratta di una vera e propria bufera politica, quella che si sta abbattendo in queste ore sul comune di Cerda. Durante una votazione, la consigliera di maggioranza Marsiglia Rosaria ha deciso di votare un provvedimento in autonomia senza seguire le indicazioni della maggioranza, scatenando le ire degli altri assessori, nonché dello stesso sindaco Giuseppe Ognibene e del presidente del consiglio, che hanno chiesto alla consigliera Marsiglia di lasciare la maggioranza, visto il suo modus operandi. Uno scontro che si è presto spostato in giunta, dove Laura Russo e Carmela Riolo, unici assessori donna, si sono dimesse per solidarietà con la Marsiglia.
L'Ariolo ha così spiegato la sua scelta. Mi è stato chiesto di redigere un documento scritto nel quale prendevo le distanze da quanto comunicato dalla consigliera Marsiglia. In caso contrario, rassegnare le mie dimissioni da assessore comunale. Non sono mai stata ricattabile, non ho mai ceduto ad alcun tipo di condizionamento, né personale, né politico, né lavorativo. Pertanto, ho deciso di dimettermi come atto di protesta. Nella giornata di domani, sabato 11 ottobre alle 17:30, presso Piazza Matrice a Bagheria, l'ANCI Sicilia Giovani terrà una raccolta fondi a sostegno dell'AISLA ONLUS, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. La sclerosi laterale amiotrofica, meglio conosciuta come SLA, è la più grave tra le malattie che colpiscono le cellule nervose del cervello e del midollo spinale che controllano la muscolatura volontaria. Generalmente la SLA colpisce persone adulte di entrambi i sessi in un'età compresa tra i 40 e i 70 anni. Saranno presenti nello stand installato a Piazza Matrice il presidente dell'ANCI Sicilia Leo Luca Orlando, il presidente dell'ANCI Sicilia Giovani Maurizio Logalbo, il presidente dell'AISLA Palermo Tiziana Lamberti, l'onorevole Toto Cordaro, il presidente dell'associazione Prospettiva Futura Alessandra Ianni, il coordinatore della provincia di Messina Gianfranco Gentile e tanti giovani amministratori siciliani. L'ANCI Sicilia Giovani, ha commentato il presidente Maurizio Logalbo, ha deciso di scendere in piazza in favore dell'AISLA per sensibilizzare i cittadini su una malattia, la SLA, di cui ancora non si conosce una terapia capace di guarire i soggetti colpiti. Quest'estate ha avuto molta risonanza la condivisione di video nei social network di personaggi famosi e persone comuni intenti a farsi gettare acqua fredda addosso al fine di sensibilizzare la lotta alla SLA, ma in realtà il tam-tam mediatico si è trasformato in una moda di tendenza con scarsi contributi in favore dei malati di SLA. Per questo motivo, attraverso l'ANCI Sicilia Giovani, abbiamo deciso di scendere in piazza per raccogliere fondi e dare un contributo fattivo in favore dell'AISLA ONLUS. Finalmente, per tutti gli automobilisti di Colesano e Campofelice arriva una bella notizia. Oggi, infatti, riapre per intero la strada provinciale 9 Colesano-Campofelice. Poco prima dell'ingresso per Colesano si doveva effettuare una deviazione di un paio di chilometri passando per la contrada Favara, ma adesso, dopo quasi un anno dalla frana che ha bloccato fino a ieri la strada, finalmente tutta la provinciale sarà interamente percorribile. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso del Monte d'Oro, finanziati dalla provincia regionale di Palermo. Il sindaco Meli ringrazia il commissario della provincia di Palermo Tucci, che, nonostante si sia trovato a gestire un ente che si trova in condizioni economiche particolari, non ha esitato a dare una pronta risposta alla comunità collesanese. Il sindaco ringrazia inoltre gli operai forestali di Colesano, che nei giorni scorsi si sono occupati della pulizia della sede stradale di prossima apertura. Ma stavolta la buona notizia non arrivano da sole, infatti, a partire da stasera sarà illuminata nuovamente la Croce Montana, punto di riferimento per tutti i colesanesi che a causa di problemi di natura tecnica era rimasta spenta per diversi anni. Domenica 5 ottobre 2014 Anna Incerti ha gareggiato la decima edizione della gara targata Radio DJ Ten di DJ Linus. Oltre 20.000 partecipanti che hanno sfilato da Piazza Castello con start alle ore 10. Percorso veloce all'interno del centro di Milano. Anna, dopo le ottime prestazioni fatte registrare a Pordenone e Udine, nel dopo maratona dei campionati europei ha dovuto affrontare le migliori mezzofondiste italiane. Era la grande favorita della manifestazione e non ha deluso le attese. Ha vinto infatti la DJ Ten classica sulla distanza di 10.000 metri nel cuore di Milano. Dopo il primo chilometro di studio, la bagherese ha preso il comando della gara facendo il vuoto alle sue spalle. La competizione è stata vinta col tempo di 33 minuti e 40 secondi, con 1 minuto di vantaggio su Veronica Inglese, campionessa italiana dei 10.000 metri, e Margherita Magnani, Fiamme Gialle. L'allieva del professore Tommaso Ticale a Milano ha mostrato grande carattere e determinazione, dimostrando ottima velocità di base su distanze corte e rapide. Sono felicissima di avere corso a vinto a Milano, una città che mi ha dato sempre grandi soddisfazioni, una gara straordinaria. Queste le parole della bagherese Anna Incerti. You sexy, sexy dancer.
In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Villabate, questa mattina è partito il programma della seconda edizione della Fiera del Libro. Durante questo weekend si alterneranno diversi autori, artisti e realtà associative nei locali della centralissima biblioteca comunale Salmeri in Piazza della Regione. All'incontro presenti varie delegazioni delle scuole elementari, della scuola media e del liceo sociopedagogico Danilo Dolci. A collaborare con l'amministrazione comunale anche alcune associazioni, tra cui Archè, il Centro Studi Pio La Torre e l'associazione FIPADA. Previste nel Salone Rocco Chinnici della Biblioteca Comunale alcune presentazioni di libri con autori come Sara Favarò, che abbiamo intervistato, coadiuvata dal vice sindaco Francesco Giglio. Sara Favarò oggi presenta la Fiera del Libro di Villabate, presenterà uno dei suoi libri. Ci vuole parlare un attimino di che cosa si tratta? Sì, la mattina alle 9, tra pochi minuti, ho l'incontro con i bambini della scuola elementare e con loro parleremo di questo libro. È una sorta di illustrato, anche se effettivamente è un vero libro, che parla di Santa Rosalia, della nostra Santuzza, però ho voluto adoperare un linguaggio semplice che fosse comprensibile dai bambini e abbiamo voluto aiutare questo linguaggio con delle illustrazioni. Il libro è stato edito dal Pozzo di Giacobbe, sarebbe di Crispino, di Trapani, che ha una collana bellissima dove che si cerca di affrontare determinate tematiche che attengono alla fede in un modo semplice e non si poteva fare diversamente se non anche per Santa Rosalia, perché sì, qua siamo a Villabate, ma Palermo, viva Palermo e viva Santa Rosalia, noi si dice a Palermo appunto perché Santa Rosalia è lei stessa l'emblema di Palermo, perché è emblema di rinascita, è stata la santa che ha liberato Palermo dalla peste, secondo i racconti popolari, secondo la leggenda, ma non solo secondo la leggenda, secondo anche quello che è stato detto dalla monaca che ha riferito di avere sognato la santa che le è apparsa con la Madonna e che è stata proprio la santa a raccontarle della sua vita. Qual è il messaggio che vuole dare ai genitori dei bambini e ai bambini proprio in riferimento a questo genere di lettura? Allora, innanzitutto voglio dare un tipo di messaggio che è quello dell'amore per il culto. Bisogna che genitori e figli si riapproprino di questo rapporto che è di parola, che è di contatto, che è di stare insieme, che si possa raccontare, ecco, che si possa contare come avveniva una volta, perché attraverso il conto noi possiamo cogliere espressività, gestualità, sentimenti, emozioni e anche non fare pesare le storie dei grandi, fossero anche quelle dei santi, in modo pesante, ma raccontarli con leggerezza e essere contenti di tutto, di un piccolo rapporto, di una piccola santa che è stata anche lei bambina. Quindi educare i bambini al racconto. Francesco Giglio, vice sindaco di Villabate, è presente anche lui all'inaugurazione di questa biblioteca. Può essere una svolta culturale per il comune di Villabate? È il proseguire un percorso iniziato già l'anno scorso, tant'è che siamo alla seconda edizione, e rende Villabate meta d'attrazione in nome della cultura. Oggi inizia un tour di 3 giorni che vuole essere aprire il nostro territorio al confronto con altri autori, artisti, abbiamo anche una mostra di pittura oggi
8 libri presentati in 3 giorni. Io credo che sia grande cosa. I temi trattati sono anche diversi, si va dalla lotta alla mafia alla storia di Pio La Torre, alla tradizione popolare siciliana con la nostra Sara Favarò, che abbiamo invitato proprio per aprire questa fiera del libro con i bambini. Noi riteniamo che la sfida educativa sia il terreno su cui confrontarsi e avvicinare i giovani, le famiglie alla lettura e alla cultura. Per noi è l'investimento per il futuro di Villabate. Presenti, come ha già detto, anche i bambini delle scuole. Quale significato ha questa collaborazione tra la scuola e il comune nell'appoggiare eventi culturali qui a Villabate? Io credo che questo sia servito per cambiare anche il rapporto tra le istituzioni. Noi abbiamo sperimentato un nuovo modo di collaborare con le scuole, presentando annualmente una serie di iniziative che vengono poi approvate dai vari consigli di istituto e diventano proprio parte integrante dell'attività scolastica. I temi su cui noi lavoriamo sono quelli della legalità, del rispetto dell'ambiente e delle tradizioni popolari. Tanto è stato fatto e tanta voglia ancora c'è da fare. Registriamo la voglia anche delle famiglie di essere coinvolte e per noi questo è il punto cruciale su cui impostare la nostra battaglia per veramente cambiare il volto di questa Villabate e far diventare Villabate un paese che fa parlare di sé in positivo, con valori positivi di vita, di speranza e di amore. Pubblico delle grandi occasioni stasera Renzo Barbera, dove andrà in scena la nazionale di Antonio Conte in occasione delle qualificazioni ad Euro 2016. Stadio pieno dunque, con circa 30.000 tifosi sugli spalti, pronti a cantare in coro l'inno di Mameli e sostenere così gli azzurri contro l'Azerbaigian. Il Neo City Conte torna ad avere in gruppo Andrea Pirlo, mentre a dare forfè saranno Osvaldo e Tiago Motta. In attacco confermata la coppia Zaza Immobile. Appuntamento stasera alle ore 20:45. Tipicità e territorialità saranno le parole simbolo dell'appuntamento fissato per sabato 11 ottobre 2014 presso Palazzo Butera di Bagheria. Verranno ospitate 10 aziende vinicole e diverse produzioni alimentari d'eccellenza in una serata di degustazione. Sarà una serata all'insegno del Made in Sicily, in cui i wine lovers avranno modo e tempo di incontrare i produttori, di confrontarsi sul gusto personale e sulle scelte commerciali. Tutto nell'aura delle principesche atmosfere che solo le ville di Bagheria con le loro suggestioni settecentesche sono in grado di ricreare. Nel corso della serata gli ospiti interessati saranno accompagnati da 2 esperti agronomi alla scoperta dell'analisi sensoriale dell'olio extravergine di oliva, per saperne apprezzare i pregi e riconoscerne i difetti. L'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Delegazione Palermo e Provincia, in collaborazione con la Wine Broker Giovanna Levantino e Angela Belistreri e con il patrocinio del Comune di Bagheria, sarà aperta al pubblico dalle 17 alle 22, previo pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro. Questo programma è stato offerto da a tutti gli italiani che si affidano ad ilmeteo.it, previsioni per venerdì 10 ottobre 2014. L'alta pressione ha conquistato la maggior parte della nostra penisola, ma ancora piogge al nord-ovest e rilievi del nord. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo più nuvoloso, al nord-ovest e rilievi con precipitazioni sparse generalmente deboli, ma più consistenti sui rilievi. Più soleggiato il nord-est. Al centro continua a dominare il cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni dove il sole quindi domina incontrastato.
Scendiamo verso le regioni meridionali per annunciare un'altra giornata prevalentemente soleggiata su tutte le zone, cielo sereno o poco nuvoloso. I venti soffiano sempre dai quadranti meridionali con debole intensità o locali rinforzi sul Tirreno. Temperature previste minime che non subiscono grosse variazioni e con valori compresi tra i 16 e i 22 gradi. Durante il giorno prevediamo invece un aumento generale, 18-26 gradi saranno raggiunti al nord, 24-29 gradi al centro e fino a 29-30 gradi al sud. Amici, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 10 ottobre, si ricorda San Daniele. Daniele è un nome di tradizione biblica, deriva dall'ebraico e può essere interpretato come Dio è il mio giudice. Dice il proverbio, arco sempre teso si rompe. Sono nati oggi Giuseppe Verdi, Gabriele Lavia, Antonio Albanese. Il 10 ottobre 1845 ad Annapolis in Maryland apre la scuola navale, in seguito ribattezzata Accademia Navale degli Stati Uniti. Furono 50 gli studenti di quell'anno. Nel 1846, pochissimi giorni dopo la scoperta di Nettuno, l'astronomo inglese William Lassell scopre anche la sua luna, Tritone. Infine, il 10 ottobre 2006, Google acquista YouTube. La piattaforma di condivisione video è il terzo sito più visitato al mondo, dopo Google, appunto, e Facebook. Epicuro ha detto, non è tanto dell'aiuto degli amici che abbiamo bisogno, quanto della fiducia che al bisogno ce ne potremmo servire. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia.